Bene, continuano le presentazioni allo sportello del lavoro indipendente e parasubordinato della DL Cobas di Padova. Questa sera abbiamo presentato il libro Il Quinto Stato di Roberto Ciccarelli. Roberto, chi sono? Chi è il Quinto Stato? Quinto Stato è la forza lavoro del futuro, è composto dai lavoratori e lavoratrici indipendenti a partita IVA, part-time, contrattisti a termine, intermittenti, anche non lavoratori, coloro che vivono una carriera professionale tra l'occupazione, la disoccupazione, la precarietà, senza continuità. È la nuova forma di vita ancor prima che di lavoro. Il quinto stato è quella compagine sociale che vive di bassi redditi, non ha tutele, ma in cui cresce il desiderio e la necessità di affermare i propri diritti. Il quinto stato, si sta organizzando. Il quinto stato non soltanto è povero e sconfitto, ma sta cercando di rivendicare cittadinanza, sociale. La coalizione 27 febbraio è un esempio, di questa nuova forma di organizzazione del lavoro indipendente del quinto stato. Ci puoi brevemente raccontare l'esperienza della coalizione 27 febbraio? La coalizione 27 febbraio prende il nome dal 27 febbraio, quando hanno una ventina di associazioni del lavoro autonomo, professionale, ordinistico e atipico, movimenti sociali e anche associazioni, hanno fatto la prima azione, il loro primo speaker's corner a Roma. È iniziata una seconda fase che intende rispondere al progetto di statuto del lavoro professionale formulato dal governo Renzi, attualmente presente nella legge di stabilità in un collegato, e ha formulato l'ipotesi di una carta dei diritti del lavoro freelance autonomo a partita IVA e precario in Italia, dove coloro che non sono nulla ma fanno tutto in Italia, i lavoratori indipendenti iniziano per la prima volta a mettere su carta i loro diritti sociali fondamentali. A breve quindi uscirà un documento, una carta del lavoro autonomo, che speriamo avrà, come dire, un suo radicamento a livello, territoriale. Quindi, a breve immagino ci sarà un tour, insomma, di questa carta. Sì, potrebbe chiamarsi con una suggestione musicale Carta Canta Tour, da nord a sud, isole comprese, potrebbe mirare a creare o a riattivare reti tra lavoratori autonomi, precari, indipendenti e non solo, e che si possano riconoscere nei diritti contenuti in questa Carta dei diritti del lavoro freelance.